Abbiamo lavorato molto per avervi qui. Sono stati molti problemi burocratici che abbiamo risolto, però perché vi volevamo in Calabria, abbiamo bisogno del vostro aiuto nei nostri ospedali. Abbiamo tenuto molti problemi burocratici, che lo abbiamo fatto adelante perché teníamos mucha necessità e mucha gana di che ustedes estuvieran aquí en su hospital. I calabresi saranno felici di ospitarvi perché conoscono le qualità, le vostre qualità professionali e la qualità del servizio medico cubano. Los calabresi saranno molto felici di ospitarlo perché conoscono la qualità del servizio de los cubanos. E quindi vi ringrazio davvero per essere qui. Le estoy muy agradecido de ver a estar aquí. E per il lavoro che comincerete subito dopo il breve corso di formazione del visto. Y por el trabajo. 31 di dicembre arriverà questa nave e le donne, gli uomini, i bambini che ci saranno sopra, che arriveranno sopra la nave e con la nave verranno accolti in Emilia-Romagna. Noi, indipendentemente dal governo che c'è e dal colore politico che compone il governo o i governi, noi siamo quelli che pensano che ogni vita umana vada salvata e soprattutto che chiunque debba essere accolto con dignità. Dopodiché è evidente che nel dire questo, e quindi abbiamo detto al ministro Piantedosi che diamo tutta la disponibilità per ciò che il governo ci chiede, credo che il governo dovrà spiegare però, perché questo è un po' curioso, che una nave che doveva essere, che sarebbe in Liguria, debba circumnavigare l'Italia per arrivare esattamente al porto di Ravenna dopo averne incontrati oltre una decina. Non vorrei maliziosamente che abbiano pensato a Ravenna e all'Emilia-Romagna perché è una regione governata al centro-sinistra ed evitare che quella nave debba sbarcare per tutto ciò che hanno detto in passato a proposito di porti chiusi o prima gli italiani in una regione governata al centrodestra. Questo lo spiegheranno loro, in ogni caso noi abbiamo dato, come era giusto che fosse, al governo tutta la disponibilità e la collaborazione possibile perché stiamo parlando di vite umane. Noi non è che siamo il partito del POS, vorrei chiarirlo. Crediamo però che ad esempio il tema della fatturazione, della tracciabilità della moneta elettronica sia un tema importante come accade in gran parte delle democrazie occidentali e del quale non bisogna avere paura. Dopodiché il fatto stesso che il governo abbia fatto marcia indietro mi pare la dimostrazione che il Partito Democratico, il centrosinistra, le forze di centrosinistra avessero visto giusto. Più che altro mi preoccupa questo ritorno ai condoni. Io ho detto che se diventerò segretario affermerò, e l'ho già detto in queste settimane, che bisogna essere contrari ai condoni in ogni loro forma, perché rischiano di essere un regalo a chi non rispetta le regole e ovviamente un danno a coloro che rispettano continuamente le regole. Abbiamo voluto fare un controllo, monitoraggio, perché non avendo notizie ufficiali dalla Cina è ovvio che noi ci dobbiamo cautelare, dobbiamo preoccuparci, dobbiamo verificare quello che sta accadendo e quindi il modo migliore, più rapido è quello di fare un tampone non obbligatorio ai voli diretti che arrivano dalla Cina. Abbiamo fatto due controlli sui primi due velivoli che sono arrivati da Pechino e da Shanghai, mi pare. Il primo volo su 62 passeggeri, 35 erano positivi al Covid, e ancora peggio il secondo volo su 120 passeggeri, 62 erano positivi al Covid. Quindi abbiamo una percentuale di un passeggero su due che era positivo al Covid. Questo sta a sottolineare il fatto che in Cina la situazione non è così tranquilla come magari qualcuno può pensare, e che quelle che sono le indicazioni che stiamo leggendo anche sui giornali e che si dicono a livello internazionale purtroppo sembrano essere abbastanza veritiere. Quindi bisogna fare una verifica, abbiamo attivato immediatamente la procedura per il sequenziamento di questi casi positivi, domani mattina avremo i primi risultati. Se si dovesse trattare solamente della variante Omicron nelle sue varie sfaccettature, va bene, ne prendiamo atto, siamo praticamente tutti vaccinati e quindi non credo che bisognerà adottare nulla di particolarmente stringente. Se invece, speriamo di no, ci dovessero essere delle varianti diverse
magari addirittura non conosciute, è chiaro che a quel punto si dovrà provvedere in modo completamente diverso, ma sarà ovviamente il ministro e il ministero, il governo, che ci dovranno dare le indicazioni. Noi abbiamo fornito il nostro contributo con questa verifica, con questa indagine che andrà avanti anche con i voli prossimi, che mi pare abbia dato dei risultati significativi e importanti. Mai così tante start-up innovative in Italia. Nel terzo trimestre si attestano a 14.708, il numero più alto di sempre. È quanto emerge dal nuovo monitoraggio trimestrale frutto della collaborazione tra Mimit, Infocamere, Unioncamere e Mediocredito Centrale. Il report mostra inoltre un forte incremento del valore medio della produzione delle start-up innovative, pari a circa 211.000 euro, 47.000 euro in più rispetto al secondo trimestre. In aumento anche l'attivo medio. La produzione complessiva ammonta oltre 2 milioni di euro, un dato superiore di quasi 700 milioni se confrontato con i tre mesi precedenti. La Lombardia, il Lazio e la Campania si confermano le prime tre regioni italiane per numero di start-up. Continua il trend positivo anche per le PMI innovative. Al 30 settembre sono stati erogati finanziamenti per 1,9 miliardi di euro e il fondo di garanzia ne ha garantiti oltre 1,5. Nello stesso periodo si contano più di 1.400 imprese beneficiarie per un valore medio dei prestiti pari a oltre 328.000 euro, mentre la durata media del finanziamento è di circa 51 mesi. È attivo il Polo Strategico Nazionale, l'infrastruttura cloud ad alta affidabilità che ospiterà i dati e i servizi critici e strategici delle pubbliche amministrazioni italiane. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha formalizzato la creazione dell'infrastruttura attraverso la convenzione per l'affidamento stipulata con la società Polo Strategico Nazionale, partecipata da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti, attraverso la controllata CDP Equity e Sogei. Con l'attivazione del PSN si completa la prima milestone della missione Infrastrutture Digitali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A Cilia e Pomezia nel Lazio, assieme a Rozzano e Santo Stefano Ticino in Lombardia, sono le sedi individuate per ospitare i data center e garantire adeguati livelli di continuità operativa, oltre che di tolleranza ai guasti. A partire dal 2023, oltre 280 pubbliche amministrazioni centrali e strutture sanitarie potranno richiedere un finanziamento per completare la migrazione dei propri dati e di servizi critici e strategici al PSN, come previsto nel PNRR, che mette a disposizione oltre 900 milioni di euro. Sul sito del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e sulla piattaforma PA Digitale 2026 saranno pubblicati gli avvisi a cui le amministrazioni potranno candidarsi per ottenere i fondi previsti. Capodanno al completo per i 25.000 agriturismi italiani che già da settimane registrano il tutto esaurito anche per la notte di San Silvestro, soprattutto nelle località di montagna, tra le mete preferite dai 17 milioni di italiani in viaggio durante le feste. Nelle aziende agricole con strutture ricettive, stima CIA Agricoltori Italiani insieme a Turismo Verde, arriveranno per festeggiare la fine dell'anno oltre 400.000 connazionali. Qualità del cibo e riscoperta dei borghi di prossimità si confermano intoccabili nella lista delle priorità e una famiglia su 10 ha scelto l'agriturismo sia per il pranzo di Natale che per il veglione del 31 dicembre. Nonostante i rincari, per le associazioni di categoria resta da preservare il mangiare bene, sano e al giusto prezzo, in un contesto familiare che offre esperienze per tutte le età, a contatto con la natura e il mondo agricolo, le tradizioni locali portate a tavola in piatti tipici e specialità del territorio. Il settore agrituristico, sottolineano CIA e Turismo Verde, sta certamente vivendo giornate di lavoro importanti, soprattutto la montagna, che per le festività ha portato da sola l'80% delle prenotazioni. L'amore non conosce confini, dona forza per andare avanti e superare le difficoltà anche quando tutto sembra perduto. La visita del Patriarca Latino di Gerusalemme a Gaza è un momento di incontro importante per la comunità locale, un'occasione di dialogo e un modo per superare insieme le difficoltà derivanti dalla guerra. L'incontro con la comunità, ha detto Monsignor Pizzaballa, è sempre molto piacevole e gioioso. Ad ogni visita si celebra un battesimo, si benedice la gente, si ascoltano le loro richieste. Ogni occasione è un momento di festa.
come l'accensione dell'albero di Natale, un momento che ha coinvolto tante persone, sia cristiani che anche musulmani. Il patriarca ha incontrato, benedetto, baciato e abbracciato con affetto i bambini. Le relazioni umane sono molto più semplici che addentrarsi in questioni politiche, ha sottolineato Monsignor Pizzaballa. La loro esperienza porta, ci dice innanzitutto che non bisogna mai rinunciare a sperare, mai rinunciare a credere, avere un ideale alto, un cuore pieno anche di gratitudine e di amore. Si può pensare di trovare una comunità triste e senza speranza, innanzitutto perché la situazione politico-economica e sociale è veramente difficile, poi perché la comunità cristiana è veramente piccola. Ma proprio per questo, ha continuato il patriarca, ho incontrato lì un senso di comunità bello e forte. I problemi ci sono, come di solito, ma la comunità non si arrende mai. Credo che sia questo quello che ci può regalare questa comunità, che nonostante le avversità attorno, ecco, si può essere segni di pace, di speranza e di amore. La preparazione al Natale, ci spiega Padre Gabriel, parroco della piccola comunità latina di Gaza, si fa nella semplicità delle famiglie, con visite e benedizioni alle case e ai malati, confessando e facendo dei brevi ritiri spirituali. La visita del patriarca anticipa il Natale ed è sempre motivo di grande gioia per la comunità di circa 1000 fedeli in tutta la striscia. Il messaggio del Natale è sempre lo stesso, guardando in alto che la salvezza viene il nostro Redentore Gesù Cristo e quello non cambia, la presenza di Dio tra di noi, l'Emmanuele, e quello è un messaggio non soltanto per Gaza e da Gaza, un messaggio per tutto il mondo. Non possiamo vivere nelle tenebre, nonostante le tenebre del mondo. Non possiamo vivere angosciati, tristi, come se la cosa la più importante non ci fosse stata. Dio è entrato nella nostra storia, eppure essendo la nostra realtà una realtà veramente di molta tristezza e ingiustizia, Dio è venuto a salvarci. Vi desideriamo buon Natale per tutti voi. Nel 2022 quasi la metà dei giovani ha ottenuto un lavoro nei settori del digitale e dell'innovazione. Si tratta del 43%, quasi il doppio rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid, e rappresenta la fetta più importante della torta occupazionale. Un po' distaccate a livello di percentuali di impiego, seguono le aree istruzione, scrittura e traduzione, quindi risorse umane e management, marketing e vendite, attivismo e ricerca. E ancora amministrazione, economia e finanza sono le statistiche sugli sbocchi occupazionali dei giovani elaborate dal Centro di Avviamento alla Carriera della John Cabot University di Roma. I dati riguardano sia gli studenti dei percorsi di laurea triennale, sia i neolaureati e i giovani col master. L'età compresa è per lo più tra i 20 e i 25 anni. Per gli studenti risultano sempre più importanti le soft skills, cioè le competenze morbide o trasversali che permettono l'adattamento ai cambiamenti inevitabili delle prospettive occupazionali, spiega Antonella Salvatore, docente di marketing e direttrice del Centro di Avviamento alla Carriera della John Cabot University. Gli Atenei milanesi confermano la loro capacità di attrarre talenti stranieri. Nell'anno accademico 2021-2022 sono 17.000 gli studenti non italiani iscritti alle 8 università della città metropolitana di Milano. Rappresentano da soli più dell'80% degli iscritti internazionali di tutto il sistema lombardo, che ne conta quasi 20.300 in 13 università. È quanto emerge dall'indagine annuale di Asso Lombarda sul tema internazionalizzazione degli Atenei, giunta alla 12ª edizione. Il numero di studenti internazionali è in crescita del 13% rispetto al 2020-2021.
Si tratta di un incremento che segue quello registrato nell'anno precedente, quando le iscrizioni complessive dei giovani stranieri negli atenei milanesi e lombardi erano aumentate rispettivamente del 5,6% e del 5,5% rispetto al 2019-2020, rivelando la tenuta dell'attrattività del territorio anche nel periodo più critico della pandemia. Secondo Alessandro Spada, presidente di Asso Lombarda, bisogna attrarre talenti dall'estero creando le condizioni affinché possano rimanere in Italia a lavorare, evitando allo stesso tempo la fuga di cervelli. Per fare questo, secondo Asso Lombarda, servono agevolazioni fiscali e in particolare un'imposta al 5% sui redditi di lavoro dipendente, corrisposti ai nuovi assunti italiani under 35. Più di 8 ragazzi stranieri su 10 iscritti negli atenei milanesi provengono dall'Asia o dall'Europa. I principali paesi di provenienza sono Cina, India e Iran. Gli studenti universitari potranno contare su un altro mezzo miliardo di euro in più destinato alle borse di studio per il biennio 2024-2025. Le risorse vanno ad aggiungersi agli oltre 500 milioni già previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A dare l'annuncio è stato il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso di un question time alla Camera sul Fondo Integrativo Statale per le Borse di Studio. Gli importi medi cresceranno di oltre 700 euro ragazzo, ha spiegato il ministro. Grazie ai 500 milioni di euro previsti dal PNRR, saranno messe a disposizione più borse di studio ed importo più alto. Potranno ottenerne una almeno 300.000 studenti entro l'ultimo trimestre del 2023 e almeno 336.000 studenti entro l'ultimo trimestre del 2024. Per raggiungere questo traguardo sono stati aumentati i limiti massimi di ISEE e ISPE, fissati ora rispettivamente a 24.335 euro e a 52.900 euro. Secondo il ministro Bernini è un risultato che non dovrà essere limitato solo alla stagione del PNRR. Noi siamo estremamente orgogliosi di poter annunciare questo straordinario risultato, il Tour de France che arriva a Torino per la prima volta nella storia, lo fa attraverso un percorso che fa vedere tutte le bellezze del Piemonte e credo davvero questo sia un bellissimo segnale che è stato dato anche da parte delle istituzioni che hanno lavorato insieme in questi mesi sotto traccia per riuscire a centrare questo obiettivo. Il Tour de France è la più importante corsa ciclistica al mondo, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo ed è davvero uno straordinario risultato per Torino di cui siamo davvero molto orgogliosi. C'est pour nous évidemment un per noi è molto importante essere qui e poter attraversare le tre regioni italiane, la Toscana, l'Emilia Romagna e il Piemonte e poi sbarcare in Francia. Ci riporta un po' alla storia della nostra fratellanza, in quanto Nizza è stata ceduta nel 1860 all'Italia e guarda caso il tour finirà proprio a Nizza. E on en est absolument ravi en plus. Palazzo Madama stupendo, una cornice meravigliosa per questa presentazione. È assolutamente eccezionale per questa conferenza di presse. Nel 2023 occorre che ci chiediamo come facciamo a fare partecipare le persone. Il mondo è cambiato intorno a noi e noi dobbiamo capire come intrecciare quelle spinte, quel formicolio che attraversa la nostra società, perché non è che non c'è stata partecipazione in questi anni, molto spesso c'è stata altrove, c'è stata in altri sedi, c'è stata nell'associazionismo, c'è stata nei movimenti civici. Come facciamo a reintrecciare quei fili su alcune battaglie comuni che in qualche modo sono legati strettamente ai valori fondamentali che avete richiamato al centro di questa iniziativa? E allora il punto è capire come fare in un mondo che è cambiato, riallacciare i fili dell'ascolto con i nostri mondi di riferimento, con quella vivacità che c'è anche nell'associazionismo laico, così come in quello religioso, con cui ci siamo affiancati in questi anni, ma che troppo spesso sono rimasti solo affacciati alle forme organizzate della politica. Questa è la sfida, ricostruire quel ponte, quell'intreccio che nei momenti fondativi che avete ricordato c'era, perché era un partito accogliente, era un partito umile e che voleva essere utile alla società. Ed è questo che dovremmo ambire a ricostruire attraverso questo processo.
Non ho mai, 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 nemmeno nei giorni peggiori, e forse questo tempo che stiamo vivendo fa parte di quelli, pensato nemmeno lontanamente che il Partito Democratico avesse esaurito la sua funzione storica. Mai. Non lo penso e credo che avremo nei prossimi mesi la possibilità di dimostrare che questo assunto è corretto. Penso però che sia finita un'epoca. I primi 15 anni, un pochettino di più, direi di un taglio. E come diceva prima Debora, forse abbiamo bisogno di risolvere le cose che anche per una questione di necessità e per attenuanti generiche legate alle responsabilità che ci siamo assunti in questi 15 anni non abbiamo risolto, ma certamente è finita un'epoca. Sono molto emozionata e grata di aver vinto questo titolo e spero appunto di rappresentare al meglio questo titolo. Grazie mille a tutti. Io ho una passione enorme per la musica e spero veramente tanto che questo titolo riesca a portarmi a raggiungere il mio più grande sogno, ovvero diventare una cantautrice. Prossimi obiettivi sicuramente è finire i miei studi e riuscire a raggiungere i miei sogni. Un'edizione bella, coraggiosa, bellissima la serata, brave le ragazze, come ho detto prima le ragazze resteranno tutte nella famiglia di Miss Italia, ci occuperemo di tutte loro perché sono le ambasciatrici delle regioni italiane e auguriamo a tutte le ragazze uno splendido futuro. Sono tutte belle, sono tutte carine, sono tutte preparate. È chiaro che poi una deve vincere e di conseguenza abbiamo lottato in giuria e poi è stata fortunata quella che ha vinto.